È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis. Capitolo 17. Dave teneva le braccia strette al petto mentre guardava con indifferenza i due ragazzi. Azzurra invece si nascondeva dietro l'amico un po' in imbarazzo per via delle circostanze. Credeva di aver interrotto qualcosa, poiché Lux si trovava letteralmente tra le braccia di 6735. Scusate, avremmo dovuto bussare, borbottò la ragazza giocherellando con le dita. Allora l'amico le lanciò un'occhiataccia. Non è mica una visita di cortesia questa, borbottò con la solita aria da finto duro. Lux spinse piano Harry, facendo sì che si allontanasse da lei. A malapena si reggeva in piedi adesso. Appoggiò la spalla contro il muro freddo e il contatto la fece rabbrividire. «Cosa ti hanno fatto?» chiese dopo averla guardata bene in volto. Gli zigomi pronunciati di natura adesso sembravano più evidenti. Due enormi occhiaie prendevano posto sugli occhi e le guance erano scavate. Sembrava un cadavere. Eppure era stranamente in forma rispetto a come altri pazienti a quel punto sarebbero stati. Chiuse per qualche minuto gli occhi, la luce del bagno iniziava a darle fastidio e lei aveva solamente voglia di riposare. Mi sono offerta per far sì che gli esperimenti si svolgano su di me, spiegò. Il tono della voce era pacato e basso, quasi come se stesse per addormentarsi, e in cuor suo voleva proprio farlo. Ma sei impazzita? Sbottò Azzurra oltrepassando Dave, che ora la guardava sbalordito. È proprio questo che vuole. Vuole che tu sia la sua cavia, osservò con lo stesso tono. Non era impossibile che Luxia fosse stata così stupida da cadere in una simile trappola. E per lei era veramente difficile credere che l'amica avesse così tanto coraggio da mettersi nelle mani del diavolo. Ed è questo che voglio, lasciarle credere che io mi fidi di lei. Finché faccio il suo gioco avrò più tempo per trovare qualcosa che possa incastrarla. Voglio andarmene di qui, ma ho bisogno di voi e lei non sta facendo altro che tagliarvi fuori uno per uno. Luis è stato il primo, chi altro dovrà soffrire per causa mia? Un sorriso impercettibile le si formò in viso. Alcune ciocche di capelli le solleticavano le guance facendola sembrare e sentire una vera e propria bambina. Ma ormai era cresciuta e stava iniziando una guerra fin troppo dura da combattere. Harry aveva indietreggiato di una decina di passi. Il bagno si era fatto improvvisamente piccolo per lui, per poter contenere tutte quelle persone. Ormai aveva intorno Luxia, faceva parte della sua routine. Si era abituata alla sua voce da bambina e alla sua insistenza, ma l'avere contatti con altre persone gli risultava difficile, se non impossibile. E voleva solamente scappare. La testa gli scoppiava per le voci differenti che si sparpagliavano per le mura. Si morse istintivamente il labbro, reprimendo l'impulso di darsela a gambe. Hai fatto bene, osservò Dave guardando con la coda dell'occhio 6735, così calmo e innocente ai suoi occhi. Azzurra lo guardò con la bocca spalancata. Siete forse impazziti tutti? Sono l'unica a capire davvero la gravità della situazione. Allargò le braccia in cerca di una risposta. Se finge di stare al gioco della dottoressa, potrà passare più tempo nel laboratorio, nel suo ufficio. Potrebbe trovare un modo per farci uscire di qui. È l'unica che può farlo, guardala, disse indicando Lux che la fissava con gli occhi scuri. Se avessero preso me o te, saremmo a letto cercando di lottare per non morire. Lei sta bene. Per qualche strana ragione, stai bene, borbottò rivolgendosi alla Mora. Forse la invidiava. Avrebbe voluto essere lui quello immune a quelle sostanze e finirla una volta per tutte con quegli esperimenti che pian piano gli stavano uccidendo tutti. Avrebbe voluto essere lui a liberare tutti, ma non poteva. E benché gli costasse ammetterlo, aveva bisogno di Lux per riuscirci. Azzurra ingoiò il groppo che le si era formato in gola. Di certo non l'aveva vista in quel modo. Ma non può fare tutto da sola. Osservò guardandosi i piedi. Anche lei come Dave si sentiva impotente, ma forse era più preoccupata per la vita di Luxia. L'altra scosse la testa. Avrò bisogno del vostro aiuto. Ma prima lasciatemi scoprire qualcosa. Ce ne andremo di qui insieme, ho solo bisogno di tempo, affermò mettendosi dritta. Il cuore le batteva velocemente contro il petto,
non aveva paura e nemmeno si sentiva in colpa. Ma forse dopo tanto tempo sentiva di essere al sicuro, sentiva che qualcuno si preoccupava per lei e non poteva fare a meno di sorridere. «È un suicidio, non te lo lascerò fare». Solo allora Harry prese la parola. Le mani erano strette in due pugni lungo i fianchi e il corpo sembrava fin troppo rigido. Era chiaro che si stesse trattenendo dal fare qualcosa di cui si sarebbe pentito. Le vene del collo erano sporgenti e le labbra gli tremavano un po'. «Volete che la uccidano? Perché è questo che succederà. Anche se per adesso i codici non hanno funzionato, potrebbe subirne le conseguenze dopo. E tutte in una volta. Non sappiamo esattamente come funzioni, ma è troppo pericoloso». Dave allora lo guardò sorridendo da un lato. «Quanto siete stupidi!» sputò acidamente. «Quindi preferite lasciare che le cose vadano così, senza nemmeno provare a combattere?» chiese retoricamente. Le braccia erano ancora strette al petto, quasi stesse cercando di proteggersi. A quell'affermazione Harry scattò in avanti parandosi davanti a lui. «Perché non lo fai tu allora?» La voce era roca. Serrò la mascella e per un momento Azzurra pensò che sarebbe capitato il peggio. Dave si sentì un idiota, si era appena messo in ridicolo da solo, perché ormai era chiaro, non voleva morire là dentro. E aveva paura, ma in fondo non voleva nemmeno che Lux morisse per il suo egoismo. Fece per dire qualcosa, ma proprio quest'ultima prese la parola. «Finitela! È una mia decisione! Decido io per me stessa, e questa discussione non ha uno scopo. Nessuno di voi può farlo, se non io, e io guido il gioco. Fate semplicemente quello che vi chiedo e saremo alla pari». Era così seria da fare paura. Lasciò quindi il bagno sotto gli occhi attenti di quei tre. La sua autorevolezza li aveva spiazzati e aveva lasciato a bocca asciutta persino lei. Il suo tono autoritario le aveva ricordato fin troppo la Grimble. Quel piano era degno di una donna come lei e le fu inevitabile pensare che si assomigliavano parecchio. Eva forse aveva metodi più duri e subdoli, ma entrambe combattevano per qualcosa in cui credevano per davvero. E Lux credeva in qualcosa di migliore per tutti loro. Credeva che lasciarsi morire in quel modo non era giusto per nessuno. E credeva davvero di doverlo a Freya. Di doversi almeno dare una mossa, di dover piangere sulla sua tomba e scusarsi di persona. Il suo piano avrebbe avuto inizio l'indomani. Nessuno era preparato a ciò che stava per accadere. E nessuno era pronto per una tale guerra. Ma Lux era disposto a tutto pur di sconfiggere la dottoressa Grimble, persino di morire.